Allora, procedo. Questi erano appunto, diciamo, i capisaldi del diritto alla privacy. Adesso arriviamo a quella parte che, come avevo anticipato, fa un po' da punto di contatto tra la lezione sul copyright e la lezione di oggi sulla privacy. Perché appunto i diritti d'immagine sono trattati anche, li abbiamo accennati vagamente la volta scorsa, quando abbiamo parlato dei diritti connessi, che vi ho fatto l'esempio dei testimonial della pubblicità, delle modelle, fotomodelle, no? Che prestano la loro immagine, la loro faccia, perché è nota, una faccia riconosciuta, e vendono questo diritto, cedono questo diritto d'immagine, cioè il diritto a sfruttare la loro immagine a fronte ovviamente di un pagamento. Quello è un diritto connesso tutelato dagli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore. Però vedete che nell'esempio che vi ho fatto prima, non so, la famosa fotomodella, il famoso calciatore sportivo, cantante che presta la sua immagine, chiaramente è un soggetto che volutamente espone la sua immagine. Quando però parliamo di un privato cittadino, che non è Cristiano Ronaldo, non è Naomi Campbell, ovviamente si pone di più una questione di privacy. Allora, infatti il diritto d'immagine, vedete, è l'ideale punto di contatto tra privacy e copyright. Perché? Perché l'immagine di una persona fisica è sia un diritto connesso, cioè genera sia un diritto connesso, ma allo stesso tempo è anche considerata dato personale. Ok? Quindi devo sostanzialmente nell'utilizzo, nello sfruttamento dell'immagine di una persona fisica, di un soggetto privato, di un individuo che non è un, come vedremo dopo, che non è un personaggio pubblico, che non ricopre cariche pubbliche particolari, che non si è volutamente esposto al pubblico per la sua attività, devo trattarlo anche come se fosse un dato personale. Ne consegue quindi che quando diffondiamo immagini in cui ci sono persone riconoscibili, ovviamente, perché se la persona non è riconoscibile il problema si pone meno, dobbiamo tenere presenti sia le norme relative al copyright, che è il famoso diritto connesso degli articoli 96 e 97, che dopo rivediamo, sia le norme sulla privacy, a cui in alcuni casi si sovrappongono anche le norme in materia di diritto dell'informazione e di deontologia giornalistica. Eh sì, perché se nell'immagine che diffondiamo ci sono dei minori, magari dal punto di vista del diritto connesso non si pongono problemi, magari c'è dal punto di vista della privacy c'è un consenso da parte del genitore, però dal punto di vista come dire, della buona prassi giornalistica, quindi della deontologia, si suggerisce di non diffondere comunque quell'immagine. E lì, ripeto, è un tema che non credo che ci riguardi, nel senso che questo è un corso rivolto alle scuole, non siete giornalisti, quindi non si pone il problema. Nel momento in cui avete dei giornalisti che vengono a scuola magari a fare delle riprese, a riprendere appunto un evento, così, e ci sono i minori, è più un problema loro comunque, nel senso che voi come docenti continuate a fare il vostro mestiere, è il giornalista che deve sapere come e quando può diffondere l'immagine del minore. A volte c'è un diritto di cronaca che lo permette, altre volte, la maggior parte delle volte invece, il minore è quasi sempre appunto tutelato. E queste norme sono contenute ad esempio nella carta di Treviso per i minori, che è una delle, diciamo, non esiste un unico codice deontologico dei giornalisti, ma la deontologia dei giornalisti ha più testi e questa è una delle sue componenti, la carta di Treviso. E ecco uno schema che ci fa capire quello che dicevo prima, il fatto che è un ideale punto di contatto, quindi copyright e privacy non sono rovesci della stessa medaglia, ma sono due medaglie separate, una blu e una verde, no? Due insiemi distinti, ma con questo punto di contatto, e come vedete, articolo 96 e 97 ci dicono cosa? Cioè, l'articolo 96 ci dice che il soggetto ritratto in una fotografia o in un video, ma anche in un quadro, perché l'articolo 96 parla di soggetto ritrattato, non ritratto, ritrattato, perché è un termine un po' arcaico, ma che si usa. E quindi è ritrattato anche con il ritratto, cioè con il ritratto fatto, il ritratto pittorico. Ok? E quindi questo soggetto ha il diritto di autorizzare l'esposizione, la riproduzione o la commercializzazione della sua immagine. Vedi l'esempio delle fotomodelle, dei testimonial, e quindi genera un diritto connesso. Ok? Quindi soggetti che volutamente fanno mercato di questa loro immagine. Secondo la Cassazione, una sentenza del 2015, quindi anche abbastanza recente, vedete, l'immagine di una persona però costituisce anche dato personale.
Trattandosi, vedete, di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale allo scopo di controllare l'accesso degli avventori costituisce trattamento di dato personale e deve formare oggetto dell'informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale. Ok? Quindi da un lato abbiamo la legge sul diritto d'autore che ci dice che i soggetti hanno, cioè le persone, hanno il diritto o meno di autorizzare l'esposizione, la produzione, e quindi questo genera un diritto connesso che loro possono vendere, cedere dietro compenso. Dall'altro abbiamo la Cassazione che sottolinea che l'immagine di una persona è da considerare anche dato personale, perché come vedete appunto è un dato che riesce a identificare la persona nella definizione di dato personale che abbiamo visto prima. Torniamo un attimo. C'erano proprio. Dov'è? Qua, scusate. Uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, cioè nell'immagine di una persona ci sono. Cioè, io da un'immagine, da una fotografia messa su un curriculum, capisco questa persona quanti anni ha, capisco che etnia ha, se porta in questa foto porta un copricapo particolare, capisco anche probabilmente che religione, a quale gruppo religioso appartiene. Capisco se ha avuto delle malattie, ad esempio, perché magari ha una cicatrice, ha i capelli in un certo modo, ha gli occhi in un certo modo e via dicendo, e quindi un'immagine è chiaramente portatrice di dato personale. E quindi è diverso dal caso del modella, fotomodello, calciatore che si espone volutamente. Lì è chiaro che c'è un consenso implicito, più o meno implicito, alla diffusione dell'immagine, ma ciò non toglie che anche il Cristiano Ronaldo o il Vasco Rossi, no? O il politico di turno abbiano comunque diritto ad una sfera di privatezza, di riservatezza, no? Quindi anche il calciatore famoso quando quando va, che ne so, a portare il bambino dal pediatra perché ha avuto un problema, ha diritto a non avere i paparazzi addosso e che questa immagine non sia diffusa in modo improprio. Scusate, torniamo al nostro discorso. Ok, eccolo qua, eravamo arrivati alla sentenza di Cassazione. I diritti, vedete, delle persone ritratte nelle fotografie sono questi. Quindi l'articolo 96-97 ci dice che da un lato c'è un diritto d'immagine, però poi crea una serie di eccezioni, cioè spiega che in alcune situazioni non è necessario il consenso. Quindi, tornando all'esempio del cantante, calciatore o modella o politico, in alcuni casi questi non hanno nemmeno il diritto di chiederci un compenso o di darci un'autorizzazione o meno allo sfruttamento della loro immagine, perché vedete, lo dice l'articolo 97 della legge sul diritto d'autore. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltesi in pubblico. Il ritratto, comunque, vedete, non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. Classico esempio, allora, l'esempio dei calciatori, dei cantanti l'abbiamo già fatto, però guardate necessità di giustizia e di polizia, non so, ad esempio la questura che diffonde l'immagine di un carcerato che è appena evaso, quindi uno che fino a ieri era un signor nessuno, quindi un perfetto sconosciuto, che però è evaso, è pericoloso, è armato e quindi la questura decide che sia il caso di diffondere l'immagine su tutti i canali per far sì che la gente lo veda e lo riconosca. Quindi in quel caso non è che gli chiedono prima il permesso, capite? Non è che chiedono un consenso. Prevale l'interesse in questo caso, prevale la necessità di giustizia e di polizia. Altro interessante su cui forse sarebbe da fare qualche riflessione, dovrebbe andare a leggere un po' di giurisprudenza, un po' di sentenze, scopi di scientifici, didattici o culturali. Che è interessante perché può essere, in questo si può far entrare alcune cose, tra cui anche l'attività didattica vostra. Oppure quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltesi in pubblico. Vi faccio un esempio che riguarda un mio amico. Io ho un amico di gioventù che compare in un video di Ligabue, di un cantante. Lui era andato a vedere allo stadio questo cantante, se non mi ricordo, penso fosse Ligabue. È andato a vedere questo cantante ed era andato in prima fila.
E a un certo punto nella regia, nel video che poi è stato messo in commercio di questo live di Ligabue, c'è una schermata abbastanza, come dire, evidente, cioè in cui lui è abbastanza riconoscibile, perché la telecamera ha girato dal palco verso il pubblico, ha fatto vedere lo stadio pieno, ed essendo lui e il suo gruppo di amici in prima fila, si vede molto chiaramente che è lui. Però non è che la produzione del video di Ligabue è andata a chiedere ai 30, 80, 80, 100 persone che erano in prima fila un'autorizzazione, capite? Perché vedete, era una cerimonia di interesse pubblico, svoltasi in pubblico, in cui tra l'altro nel momento in cui ti metti in prima fila, accetti il fatto di essere ritratto e che la tua immagine compaia poi nei video, nelle fotografie, ok? La stessa cosa si può dire quando uno partecipa a una, pensate a una manifestazione sindacale, quindi anche lì privati cittadini che decidono di partecipare a una manifestazione sindacale e addirittura alcuni si mettono in prima fila con lo striscione, col cartello. È chiaro che il giorno dopo, probabilmente sulla stampa locale o su anche la stampa nazionale, ci saranno i video e le fotografie di questa persona col cartello in prima fila. In quel caso non è che può chiedere ai vari giornali e alle varie redazioni fare causa e chiedere un diritto connesso per lo sfruttamento della sua immagine, perché innanzitutto c'era un diritto di cronaca, ma poi era una cerimonia di interesse pubblico svolta in pubblico in cui lui ha scelto liberamente, deliberatamente di esporsi in prima fila. Ok? Quindi era consapevole del fatto che potevano venire i giornalisti e fare le foto. Ok, quindi queste sono un po' le regole per lo sfruttamento, per l'utilizzo delle immagini delle persone. E infatti è in questo caso che si usa la cosiddetta liberatoria, cioè la liberatoria altro non è appunto che un documento, solitamente di una paginetta, non è un documento particolarmente complesso, in cui il titolare del diritto d'immagine libera, cioè vi dà l'autorizzazione, vi libera da responsabilità, vi dice ok, sì, mi sta bene, ti autorizzo a fare questa cosa. Quindi non è un vero contratto di cessione, è proprio un documento unilaterale che io firmo e lo do a Tizio per dire ok, sì, puoi tranquillamente usare la mia immagine. Tipico è quando so, io avendo fatto il dottorato di ricerca, avevo dei colleghi sociologi che facevano delle interviste per strada, cioè chiedevano, facevano dei sondaggi a delle persone, le fermavano e c'era anche la videocamera. E quindi, visto che poi queste immagini non venivano diffuse in rete, però venivano comunque diffuse all'interno di un gruppo di ricercatori di tutta l'università, e loro informavano, dicevano: guarda, che poi questa intervista verrà utilizzata a fini di ricerca, a fini di discussione, nei focus group e via dicendo, le sta bene, e loro firmavano la liberatoria. Ok? Ovviamente la liberatoria è meglio se in forma scritta, cioè si può dare anche in forma orale in realtà, però se è in forma scritta ed è provvista di chiari riferimenti su cosa verrà fatto, cioè soprattutto gli utilizzi previsti e quali diritti io ti concedo, diciamo, è sicuramente più solida dal punto di vista giuridico. Nient'altro, non so, allora, modelli di liberatoria ne trovate in rete, mi ricordo che una volta ne avevo cercata una, era sul sito di qualche associazione nazionale di fotografi, c'erano dei modelli di liberatoria un po' generici, però comunque strutturati in modo abbastanza, diciamo, giuridicamente sensato.